Ciao a tutti amici in League, benvenuti qui, detto corretto, benvenuti a tutti perché siamo con gli FC Danno e con il nostro Man of the Match, benvenuto Daniele, e con il Mister Saro. Mi raccomando, è una personalità importante, lo dobbiamo trattare di riguardo. Perfetto, perciò Mister Saro, ci delinea la partita, soprattutto primo tempo, dominio, secondo tempo un po' di difficoltà. Sì, allora devo dire che durante la settimana comunque l'abbiamo preparata bene. Vedevo i giocatori motivati e in campo hanno detto, hanno fatto tutto quello che chiedevo di fare, sovrapposizioni, tocchi di palla veloce, come si è visto questo modo di giocare così a due tocchi ha dato, diciamo, i suoi risultati anche nell'azione più bella della partita, che possiamo vedere con un pregevole tocco di tacco portato al gol la squadra FC Danno. Regia, mandate il replay, ovviamente stiamo vedendo con commento di Caressa. Sì, che devo dire, durante il primo tempo abbiamo visto un dominio da parte della squadra allenata da me, forse un po' di sofferenza nel secondo, ma ci sta, tutte le grandi squadre soffrono di cali psicologici e poi la forza si vede appunto in questi momenti. Perfetto, noi ora vogliamo sapere invece da Daniele. Daniele, ma te l'aspettavi il Man of the Match? Perché Elia mi ha detto, sì, cioè Bruno mi ha detto che tu te l'aspettavi nel campionato, cioè lo volevi nel campionato, nella Coppa non lo volevi il Man of the Match. Sì, vabbè, quello sì, però siccome sono tre partite che sono a secco. E quindi ci sta. E che vince Bruno, perciò no, finalmente abbiamo tolto questo titolo. Uno a Bruno e uno a Spalla, c'è da dire. Una anche Spalla. Dove era in ballottaggio anch'io, però va bene, dai, questa volta mi ha premiato il signor arbitro. Perciò sei felice? Sì, abbastanza. Ok, perfetto. Allora, amici, ci rivediamo per la prossima partita. Qui FC Danno. Mi raccomando, ragazzi, tenetevi pronti. Ciao a tutti amici. Ce n'è più tutti, ce n'è. Va bene, bravissimo. Prova! Va bene! Dai! Buono Giova, mettiamolo dentro. Oh.
Vai Bruno! Dai, battiamo! Ciao a tutti amici di Uniliga, siamo qui con Giuseppe di Partizan De Grado. Partizan De Grado vince soffrendo, ma vince in Unicup. Giuseppe, dici, come mai tutta questa sofferenza? Perché oggi mancavano tanti componenti importanti della squadra, eravamo senza mezza difesa, diciamo, però dai, abbiamo sofferto insieme, soprattutto gli ultimi minuti, siamo resi conto che eravamo un po' stanchi, cioè, magari abbiamo fatto un po' nervosire gli avversari, abbiamo fatto perdere più palloni, ce l'abbiamo fatta a portare a casa il risultato. Sì, ho visto comunque una partita nervosa, che non è mai sfociata in situazioni esagerate, però comunque partita nervosa, forse perché era molto sentita. Penso che ci sta un po' di sanagonismo, sì, soprattutto in una partita in cui è o dentro o fuori, sì, in azione diretta, e quindi era una partita particolarmente importante. Quindi niente di assurdo. Niente di assurdo, però noi siamo contro il nervosismo in campo. No. In qualsiasi caso, ti premiamo come migliore in campo, man of the match. Ecco qui il tuo premio. Grazie. Bevitele con i nostri auguri. Perciò, grazie, amici dell'Euroleague, noi ci rivediamo per la prossima partita. Ciao a tutti, ciao Giuseppe. Ciao a tutti.